Ok ragazzi, diciamo che siete possessori di un iPhone, magari un iPhone di ultima generazione, ma non necessariamente. E vorreste, visto che tutti ne parlano, sfruttare al massimo la qualità video, ma allo stesso tempo magari non siete professionisti del settore, non siete appassionati, non siete neanche filmmaker alle prime armi e quindi non vi va di fatto di applicarvi, di studiare, di imparare a capire programmi di post-produzione e quant'altro. Bene, questo è il video che fa per voi perché in pochissimi clic vi insegnerò, indipendentemente dal tipo di utente che voi siate, indipendentemente dall'iPhone che possediate, come alzare di tantissimo il livello dei vostri video grazie all'utilizzo delle LUT. Come sappiamo, Apple in questi ultimi anni ha portato un'evoluzione video nel mondo degli smartphone sempre più consistente e importante. La grande novità di quest'anno, forse la più importante, è il profilo log proprietario Apple Log, appunto, presente e disponibile direttamente nella camera stock, nell'app fotocamera dei vostri iPhone 15 Pro o 15 Pro Max. Ma come vi dicevo, non preoccupatevi che se avete dei modelli precedenti, ora vedremo come fare per sfruttare questa cosa ugualmente. Pur non essendo stata la prima a portare questa novità nel mondo degli smartphone, come sappiamo, quando Apple fa una cosa la fa molto bene, soprattutto per la fama che ha, la sdogana un po' al grande pubblico. Quindi quest'anno, fino ad ora, non si è fatto altro che parlare di questo fantomatico profilo log. Ma di che cosa si tratta? Sostanzialmente, il nostro iPhone registrerà un file proponendoci un cambiamento della curva di contrasto che non sarà più lineare ma logaritmica. In cosa si traduce questo in soldoni? Otterremo un file molto più sbiadito, molto decontrastato, che permetterà al sensore di catturare più informazioni possibili anche nelle zone più scure e più chiare dell'immagine, dove magari prima, con la classica curva lineare e con un'immagine più contrastata, avremmo perso totalmente le nostre informazioni. In particolare, l'Apple Log fa anche un lavoro di miglioramento sul file in generale, incluso ad esempio una resa un po' più morbida e un po' meno ipernitida, un po' meno digitale, un po' meno artificiale, rispetto a quella tipica appunto di iPhone stesso durante le riprese normali o comunque di un po' tutti gli smartphone, e questa è una cosa molto molto piacevole da non sottovalutare. Non solo, questo profilo log si va ad affiancare all'altra grande caratteristica nel mondo video di casa iPhone, che è il codec ProRes. Ora non stiamo qui a spiegare nello specifico di che cosa si tratta, ma di base immaginatelo come un contenitore, un codec, una scatola dove finiscono dentro tutte le informazioni del nostro file. Più è grande, più è pesante, più è lavorabile, meglio è. E il codec ProRes è utilizzato a livello professionale proprio perché, a dispetto di una grande versatilità, viene anche particolarmente ben digerito dai programmi di post-produzione, eccetera, eccetera, contiene al suo interno tantissime informazioni. E questo significa che nel momento in cui andiamo a lavorare sul nostro file con la color correction, con il grading, cambiando l'aspetto e il look del nostro file, quest'ultimo non si va a deteriorare, o meglio, si va a deteriorare nel maggior tempo possibile, e possiamo applicarci quindi il maggior numero di lavorazioni possibili. Ma questa roba qui è adatta solo ai professionisti, altrimenti è difficile da utilizzare, è così ingestibile? No, assolutamente no. Adesso vediamo come fare in pochi clic a gestire tutto questo. Per onestà vi dico che sì, non è tutto oro quello che luccica, perché il log è un qualcosa che è molto difficile in realtà da gestire, in quanto proprio per la sua natura così sbiadita, così decontrastata, per questa immagine così aperta che ci viene proposta, sarà veramente tanto tanto difficile in fase di ripresa, osservando l'immagine sul nostro schermo, capire se stiamo sovraesponendo, sottoesponendo, esponendo correttamente la nostra scena. E non solo, a prescindere da questo, ovviamente, essendo un file del genere, non sarà mai un file pronto all'utilizzo dopo la ripresa. Dovremo sempre e comunque lavorarci o tramite app sul nostro smartphone o tramite PC e su programmi di post-produzione. Ed è proprio qui che intervengono le LUT e ci vanno ad evitare un sacco di problemi. Una LUT, ovvero lookup table, se vogliamo vedere il nome completo, viene applicata sul nostro file e comporta una trasformazione dei valori input del colore, cioè quelli registrati in fase di ripresa e calcolati dalla nostra camera, in valori output, ovvero il possibile risultato finale che potremmo ottenere in post-produzione.
In sostanza è un po' come una sorta di algoritmo che agisce su tutti quei valori dei pixel che sono immagazzinati e registrati in camera. In soldoni, ragazzi, perché la LUT è importante? È una conversione dello spazio colore. Ancora più in soldoni passeremo dall'avere un'immagine sbiadita, decontrastata, desaturata, ad avere un look applicato sopra, studiato ad hoc in base allo stile che stiamo ricercando, ma soprattutto studiato ad hoc su quel sensore e su quel dispositivo e su quel profilo log. Ogni camera, ogni cinepresa ovviamente ha un suo log e ha un suo sensore e ha una sua gestione del colore. Quindi la LUT è come se fosse una copertina, una cover che viene applicata su misura al millimetro sul file, nel nostro caso, dei nostri iPhone. A differenza dei banali filtri che si prendono e si appiccicano sopra un po' come se fosse carta da parati, in questo caso viene fatto un grande studio per andare a lavorare in questa scatola che vi dicevo, in questo codec e sul profilo colore. E chi lo fa questo studio? Io, noi, i professionisti del settore, i direttori della fotografia, i colorist, insomma, viene proposto da gente che si fa appunto uno studio del sensore e dei vari scenari e crea vari look. Quindi, se sei un professionista, non ti devo spiegare nulla. Se sei uno che non se ne intende e non ci hai capito granché fino adesso, tranquillo, perché questo video nasce proprio con questo intento e le LUT possono essere utilizzate anche proprio per questo scopo e adesso ti mostro. Vediamo quindi come applicare una LUT su iPhone 15 Pro ma anche su modelli precedenti. Possiamo dividere il processo in due fasi, fase 1, fase di ripresa. Come detto, solo su iPhone 15 Pro e Pro Max possiamo attivare il profilo log sulla camera stock, ma attenzione, colpo di scena, io vi consiglio di non farlo, di non utilizzare la camera stock, perché purtroppo saremo obbligati a girare visualizzando la nostra immagine in log. Non c'è ancora una funzione che ci permette di precaricare una LUT sul nostro telefono e di visualizzare l'immagine già colorata, che è il passaggio fondamentale che dobbiamo fare in fase di ripresa. Per questo motivo vi consiglio due app. La prima è Filmic Pro, che purtroppo è a pagamento ma che allo stesso tempo è iperversatile e vi aiuterà a sbloccare il profilo log su tutti gli iPhone, praticamente dall'11-12 in su. E la seconda è l'app di Blackmagic, Blackmagic Camera, app gratuita, assolutamente fantastica, e adesso vi mostro come funziona. Una volta scaricate le vostre LUT da internet, ne trovate tantissime e casualmente le trovate anche sul mio sito, ma di questo ve ne parlerò dopo, le avrete nella vostra app file. Eccole qui, ad esempio, le salvate nella memoria interna del telefono e sul mio sito trovate sia app dedicate al profilo log che app dedicate al classico H265. 10 LUT più una, che è la conversione alla REC 709. Una volta che le LUT sono salvate dentro la memoria del telefono, non ci resta che aprire l'app di Blackmagic, andare sulle impostazioni e troveremo proprio una voce dedicata alle LUT, import, le andrò a trovare nella memoria del telefono, eccole qui, le posso anche selezionare direttamente tutte ed importarle. Ed eccole qua. Ora non mi resta che scegliene una. Ad esempio, io per girare il video che state guardando ho utilizzato la numero 10 e posso poi attivarla in modo da averla in fase di visualizzazione. In questo modo vedrò la LUT, ma il file che uscirà sarà comunque sbiadito. Se voglio, posso scegliere addirittura di registrare direttamente con la LUT applicata. Questo ci darà un file già colorato. Attenzione, il vantaggio di avere un file già pronto con il look che avete scelto, il look di un professionista che avete scaricato da internet, ma il file sarà poi molto poco lavorabile in quanto già colorato. Io consiglio di girare senza la LUT registrata sopra, ma soltanto in visualizzazione. In questo modo vedrò il file colorato, ma appunto non lo registrerò realmente. Qui abbiamo un accesso rapido alla LUT, posso disattivarla in qualsiasi momento. Questo è il file che avrò finale. Con la LUT ho già la color applicata e mi posso fare un'idea per l'esposizione. Questo è un processo, come vi dicevo, fondamentale, è importantissimo girare in questa maniera. Una volta fatto questo avete praticamente risolto tutti i vostri problemi. Come potete vedere è molto rapido il processo in realtà. Una volta presa la mano riesco ad avere il mio look professionale praticamente con un paio di click e anche a cambiarlo in maniera
molto molto rapida. Vi faccio vedere come registrando il file, vedo il file colorato. Quando andrò a rivedere il file in realtà sarà in modalità appunto log. La fase 2 è la fase di post-produzione. In base a quello che avete scelto di fare in fase di ripresa, come vi ho mostrato, potrete ritrovarvi con il vostro file finito, con già la LUT preapplicata e che quindi non è molto lavorabile. A quel punto potreste già pensare di utilizzarlo o comunque anche lavorarlo un pochettino, ma con certi limiti. Oppure, se avete scelto di registrare il vostro file con solo la visualizzazione della LUT attiva e vi ritrovate poi il file log, non vi resta che trovare un'app compatibile con le LUT, un'app di post-produzione. Io vi sottolineo VN Video Editor, che è un'app gratuita, ragazzi, che vi permette di andare a caricare le vostre LUT e poterle applicare appunto al vostro video avendo la conversione con un semplicissimo click. Un altro metodo è portare i vostri file sul PC. Una volta scaricate le LUT, sempre volendo casualmente dal mio sito, ad esempio tramite il programma DaVinci Resolve, programma gratuito più utilizzato in assoluto per la color correction anche a livelli altissimi, sarà facilissimo importare le vostre LUT andando nel pannello Color, LUT. Sulla prima cartella basterà fare Reveal in the Finder per trovare la cartella con tutte le LUT e trascinare all'interno la cartella iPhone LUTs, che è quella che avrete una volta fatto il download sul mio sito. Io l'ho già trascinata al suo interno. A quel punto anche qui avremo le nostre LUT di iPhone e io ad esempio vado a selezionare per questo video quella che ho utilizzato realmente, ovvero la numero 10. Mi basta trascinarla nel pannello della color ed ecco qui che ho la mia base di partenza, la mia conversione dello spazio colore per poter poi andare a fare magari delle piccole correzioni se necessario e ottenere il look finale. Posso fare delle piccole correzioni direttamente sul nodo della LUT o andare a lavorare in sequenza. Questo poi diventerebbe un tutorial su DaVinci Resolve. Chi lo sa utilizzare, insomma, sa che ci sono vari metodi per andare ad affrontare poi la color correction. La cosa più importante, diciamo, è che in questo modo io riesco immediatamente a trasformare la mia immagine log in un'immagine già finita con un semplice click, affidandomi alla color correction di un professionista e riuscendo ad ottenere un risultato molto buono, anche se io di color correction magari non ci capisco assolutamente nulla. Questi sono look e sono risultati che ovviamente non potreste mai e poi mai ottenere con iPhone girando e lasciando la modalità video in automatico, magari volendo fare una color successivamente. Ecco, non potreste mai arrivare a risultati del genere perché cambia totalmente la struttura e la base del file. Vi porto un altro esempio con quest'Arta Clip. Adesso ve le applico tutte molto velocemente e notate come i look cambiano drasticamente e in base allo scenario, in base ai vostri gusti, insomma, potete trovare delle basi di partenza secondo me veramente ottime per andare in qualsiasi direzione o partire dalla classica conversione in REC 709. Quindi ecco, secondo me avere 10 LUT a disposizione è più che sufficiente, insomma, per sfogare la vostra vena creativa e artistica e andare a trovare un look sui colori adatto alla tipologia di scena che avete girato e alla tipologia di mood che volete un po' trasmettere con la vostra color. Ma dove le trovo delle ottime LUT per iPhone? Sul mio sito, facilissimo, www.vincenzodecaro.com, link in descrizione, trovate un pack di ben 20 LUT, ma attenzione che qui c'è il bello, fermi tutti. 10 sono studiate ad hoc per il processo che abbiamo appena visto, quindi per la conversione di file log girati in ProRes Apple Log in file colorati attraverso 10 look differenti. Ho scelto direzioni differenti in modo che possa esserci una base di partenza buona secondo i gusti di chiunque. Quindi ci sono look un po' più caldi, un po' più freddi, un po' più desaturati, un po' più vivaci, un po' più cinematografici, un po' più angoscianti, un po' più neutri. Insomma, trovate secondo me una vasta scelta, ma le altre 10 sono dedicate a tutti coloro che invece non hanno assolutamente voglia di mettersi a gestire questi flussi di lavoro, per quanto semplici ma comunque pesanti, macchinosi eccetera, e che decidono di continuare a girare i video del proprio iPhone semplicemente in modalità video come facevano prima, né più né meno. Bene, se volete anche in questo caso comunque dare un look un po' particolare, un po' diverso, un po' più professionale
ai vostri video, ci sono 10 LUT dedicate da applicare ai file H264, che sarebbero i file che escono dal vostro iPhone quando fate le riprese normali H264, H265 in profilo Rec 709. Quindi 10 LUT dedicate all'utilizzo di tutti i giorni. Faccio la mia storia, voglio dargli un look particolare, applico la LUT e sono ok. Queste 20 LUT sono vendute a 35 euro, ma in offerta a 20 euro fino al 25 dicembre, la notte del 25 dicembre. 1 euro al LUT, sostanzialmente poi sarà 35 euro per tutto il prossimo anno. Come detto, il link è in descrizione, dategli un'occhiata, perché se avete speso l'ira di Dio per avere un iPhone, ragazzi, e poi magari ci lavorate anche, magari non a livelli di chissà cosa, ma ci lavorate sui social per i vostri contenuti, per le storie Instagram, o banalmente ci girate video YouTube col vostro iPhone come sto facendo io in questo momento, è veramente un peccato non investire una cifra così ridicola per provare a trovare un look veramente giusto ai vostri video e sfruttare al meglio l'investimento che avete fatto. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, spero che questo video, oltre ad aver pubblicizzato le mie LUT, vi sia anche stato utile per scoprire qualcosa di nuovo. Come sempre, se vi piacciono i miei contenuti, mettete like al canale, seguitemi, commentate, interagiamo, attivate la campanella. Mi trovate anche sui social, Instagram e TikTok, con un po' di tutorial dedicati al mondo della smartphone photography. Sul mio sito vi ricordo che trovate anche dei preset Lightroom dedicati agli smartphone, alla smartphone photography. Datevi un'occhiata, sono ancora in offerta a 5,99€, non so ancora per quanto. Per oggi direi che è tutto e noi ci vediamo alla prossima.